lunedì 13 febbraio. Vi siete svegliati bene, state prendendo il caffè, state facendo colazione e noi siamo pronti per farvi compagnia. Buongiorno al nostro pubblico. Giacomo, buongiorno a te. Buongiorno. Giacomo, oggi martedì grasso. Oggi è martedì grasso, oggi è l'ultimo giorno di carnevale, il momento in cui si festeggia frizzi, latte, scherzi, eccetera. Uno dei posti più belli dove festeggiare il carnevale qual è? Venezia. E noi vi portiamo lì, ma non per il carnevale, lo sapete? E perché? Ma andiamo a vedere, perché c'è un'arte antichissima che viene tramandata, che viene studiata e incarnata da alcune persone. È l'arte delle impiraresse. Ma di che cosa si tratta? Allora, vi presentiamo Marisa Convento. Buongiorno. Buongiorno e il benvenuta nel nostro studio, Marisa. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere venuta e sei alle prese con l'arte dell'impiraressa. Sì. E allora ci devi spiegare di che cosa si tratta, allora, e cosa vuol dire il termine. Allora, impirar viene dal dialetto veneziano, da piron, che è la parola che noi usiamo per forchetta, e si riferisce proprio all'atto di infilzare le perline con queste moltitudine di aghi sottili che sembrano quasi i rebbi di una forchetta. Infatti nelle descrizioni antiche veniva definita l'impiraressa infilzatrice di contaria. La contaria è proprio il nome di questa perlina piccolissima in vetro che si è prodotta per tantissimo tempo a Venezia e che è stata usata veramente in tutti i possibili modi e in tutti gli angoli sperduti del mondo. Marisa, tu come diventi impiraressa? Allora, io divento impiraressa un po' per passione, un po' per hobby, un po' per amore della mia città, e ho cominciato verso i 30 anni a interessarmi a tutto quello che girava in tondo al mondo nell'arte della perla di vetro, e poi ho trovato la mia strada appassionandomi in particolar modo a queste piccolissime perline che all'inizio non capivo e poi invece ho scoperto essere così versatili. Sono davvero mi ci incanto a vedere, sembra facile, oddio. Vuole provare? Sì, voglio provare. Allora, bisogna tenere la base degli aghi riuniti tra le dita, sì, e aprirli leggermente a ventaglio, come si dice in veneziano, a sventola. E poi... come le orecchie. E poi, diciamo così, bisogna infilarli con dei movimenti precisi. Penso di non averne... forse una. Guarda, una... forse una. E con due rebbi ne hai beccato. Ma questa... ma neanche Elena Lotto si fa così. Cioè... diciamo che era molto essenziale, era molto importante per le impiraresse di una volta essere veloci, perché era un lavoro che veniva pagato pochissimo e serviva essenzialmente per impacchettare queste piccolissime perline e mandarle in giro per tutto il mondo. Perché se io faccio cadere anche qui in studio questa scatola che si chiama sessola piena di perle, ve li ritrovate per sempre. Fin la prossima settimana, tutta la quaresima. Anche di più, e fino a Pasqua. E quindi l'infilatura serviva proprio per il trasporto e anche perché queste perline, essendo fatte totalmente a mano, potevano essere orbe, come si dice in veneziano, non avere il buco e quindi non essere buone da infilare. Automaticamente l'infilatura serviva da controllo di garanzia. Hai parlato dell'arte antica delle impiraresse. Qua ci hai portato delle fotografie che ritraggono quella che era all'epoca, insomma, stiamo parlando credo dell'Ottocento. Sì, alla fine dell'Ottocento. L'arte delle impiraresse. Non era infrequente girare per le calli, per i ri e vedere delle donne messe fuori proprio dalle abitazioni a infilare, a impirare. Diciamo che era anche una questione di luce, perché vivevano molte di queste, soprattutto nella zona di Castello, dove era più frequente incontrarle, vivevano in delle case che non erano esattamente salubri e quindi restare fuori un po' era per respirarsi della buona aria e un po' anche per sfruttare la luce. E in più, poiché questo lavoro era abbastanza noioso, stare insieme significava anche far passare il tempo più velocemente, ciacolare, ma anche accapigliarsi. Sì. Oh, certamente. Se volete poi vi canto la canzone dell'impiraresse. Facciela sentire. Aspetta. Sì, tienla in caldo la canzone dell'impiraresse, perché vogliamo portarvi proprio a Murano a conoscere l'antica arte delle perle veneziane, alcune delle quali ci hai portato anche qui in studio, sì, ad opera di Alessia Fuga. Vogliamo andare nella sua bottega per vedere come nascono insieme a Mauro Gottardo. Guardiamo. Ho iniziato un po' per caso, era il 2007, ero al termine della mia carriera di studi e per caso appunto ho saputo che iniziavo un corso per la lavorazione delle perle di vetro veneziane. E fin dal primo momento in cui ho fuso la punta di una bacchetta di vetro nella fiamma,
sono rimasta incantata. Una delle cose che mi ha sempre affascinato fin dall'inizio è che questo lavoro è fatto oggi praticamente come era fatto centinaia d'anni fa. Ogni oggetto che si crea è assolutamente unico perché è il riflesso della persona che vive quel momento, però è il riflesso di quello che è stato ed è un continuo richiamo alle tradizioni, alle tecniche. Le donne per secoli hanno fatto questo lavoro come secondo lavoro per aiutare l'economia familiare e utilizzavano quello che avevano intorno a loro, molto spesso appunto attrezzi che venivano dalla cucina. E secondo me questo legame che ha questo tipo di lavoro col passato è una cosa assolutamente di un fascino incredibile e che è giusto che venga riconosciuto e raccontato. Questa è una perla ad avvolgimento di vetro pieno. Si fanno proprio avvolgendo il vetro, filandolo su una bacchetta di metallo, che è quella poi che ci permetterà di avere il foro di una perla. Le decorazioni che si possono fare sulle perle sono infinite, sono sempre piccoli mondi che ci portiamo appresso. Adesso inizio una decorazione a punti, applicando un secondo colore sopra il primo e poi aggiungiamo un altro colore. Ed è un dialogo continuo perché noi cerchiamo di far fare al vetro quello che vogliamo. Però dall'altro lato dobbiamo rispondere continuamente a quello che vediamo che il vetro fa. Adesso che la decorazione interna è terminata, vado ad applicare uno strato di cristallo sopra questa perla. E quindi solo facendo dei puntini su una base, alla fine otteniamo dei fiorellini che galleggiano sotto la superficie del vetro. Il centro della perla viene definito anima. Nel 2020 è arrivato questo grande riconoscimento per l'arte della perla di vetro che è stata iscritta nella lista dei beni culturali intangibili dell'umanità. Ci aiuta a mettere un faro, ecco, su qualcosa che ha bisogno e deve essere valorizzato. E dalla bottega di Alessia ritorniamo qui, tra l'altro Alessia che conosci bene perché collaborate, avete sì. collaborazioni e qua tra l'altro sì. ci sono anche delle opere sue. Insomma, un sì. mestiere antico e arti antiche che continuano ad essere portate sì, avanti. Sì, sono l'arte della perla di vetro racchiude in sé una moltitudine di mestieri, memorie, luoghi e anche il linguaggio, perché ci sono molti termini anche dialettali che portano avanti, diciamo così, il patrimonio culturale e materiale dell'arte della perla di vetro. E la perlera e l'impirareso o il perlaio e l'infilatore sono i mestieri principali, però poi ci sono anche i maestri che fanno le canne di vetro e lì ne vedete qualcuna che sarebbero servono, queste bacchettine sì. che abbiamo visto sì, anche nel esatto. servizio di questa è una bacchetta di avventurina, queste più sottili sono delle bacchette di vetro che vengono usate appunto per lavorare le perle a vetro avvolto. Ci Marisa sono... ci spieghi cosa stai facendo in allora, questo momento? Allora io praticamente sto passando il risultato dell'infilatura. Guarda, lo stiamo facendo vedere, lo facciamo vedere uno in diretta? Sì, certo, come no. E praticamente quello che io ho infilato negli aghi passa attraverso questa asola di filo, perché queste perline, questi aghi qui si usavano proprio per fare questi mazzi, ma oggi come oggi si possono usare per fare dettagli di collane, come possiamo vediamo. Vedere, qui o frange. E quindi praticamente io ho creato in questi aghi, che sono quelli originali di fine 800, una specie di piccola asolina di filo e poi passo dentro a questa asolina, faccio scorrere le perline che si vanno a posizionare sul fondo di questo segmento di filo. E così praticamente, scusate, un po' di ansia da prestazione. No, ma io sono ammirato perché riesce a infilare. Sì. Cioè io per ammendare un calzino ci metto 40 minuti a mettere il filo nella... Non anche sono tu? Sono bravissima. Ah, allora un futuro da... impiratore.
E ci sono adesso, non ci sono più le divisioni ovviamente così rigide che c'erano una volta, nell'arco dei secoli sono cambiati un po' i modi di affrontare questi mestieri. E principalmente esistono quindi le perle a canna tirata, che sono queste, che vengono lavorate con un tubicino di vetro sottile, poi tagliato a pezzettini e arrotondato, e le rosette, che sono invece lavorate a multistrato. Queste sono anche il simbolo del comitato del quale faccio parte con Alessia, che appunto si occupa della salvaguardia dell'arte delle perle di vetro. E queste rosette meravigliose sono state in Africa e sono ancora considerate delle perle da re. Quindi continuano a viaggiare per il mondo. Le perle veneziane non si fermano mai, hanno affrontato dei viaggi incredibili e continuano a farli, vanno e vengono da tutti i continenti, e in questo modo diventano una specie di messaggio di dialogo, di amicizia tra i popoli. Allora, Marisa, io non mi sono dimenticata, dopo voglio sentire anche la canzoncina. Giusto. Però dovete aspettare ancora un po', non è giunto ancora il momento. Noi ci fermiamo un attimino, andiamo in pubblicità, dopo ci ritroviamo con Marisa, ma ci ritroviamo anche con uno scalatore, una storia bellissima di un papà e di suo figlio che a soli 13 anni ha scalato una vetta altissima. Ci vediamo tra poco. Buongiorno, siamo tornati. Stavo dicendo buongiorno perché li vedo già pronti in collegamento e sono contentissima di presentare il più giovane scalatore italiano, che è Federico Tomasi, e suo papà Fabio. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno. Dove vi trovate? Dove siete? Noi in questo momento siamo in una località sciistica del Cunese, che è Artesina, nel comune di Frabosa Sottana, appunto in provincia di Cuneo, in Piemonte. Federico, ma è vero che sei il più giovane scalatore italiano? Sì, ad aver scalato quelle montagne, sì. Ci sono molti altri ragazzi che sanno arrampicare molto bene, però penso di, nell'ambito dell'alpinismo, secondo me sì. E allora ti facciamo un applauso, complimenti. Grazie, grazie mille. Federico, però hai detto quelle montagne, per modestia, però dici quali montagne hai scalato, facci sognare. Ho scalato il Cervino, due volte il Monviso, il Monte Bianco, il Bernina, cime di Lavaredo, la grande e la piccola. E quanti anni hai, per curiosità? 13. Ecco, 13 anni. Grazie, ma noi a 13 anni che avevamo fatto? Ma Fabio, ma raccontaci un po', come nasce questa passione per la montagna di Federico? Che bambino è? La passione è nata per il fatto che comunque noi, pur essendo una famiglia, forse è stata un po' questa la peculiarità che ha reso la questione interessante. Noi non siamo una famiglia che abita in una vallata storica dell'alpinismo. Noi abitiamo nella provincia di Torino, la prima periferia di Torino, però insomma nel tempo libero, nei weekend, Torino ha la fortuna di avere delle montagne anche abbastanza importanti a una distanza ragionevole. E noi abbiamo questa passione di, nei weekend, quando è possibile, di prendere la macchina e di andare a raggiungere le montagne e di fare delle escursioni. E abbiamo iniziato, ecco, da questa fotografia, Federico molto giovane, abbiamo iniziato con le escursioni più tranquille, più caratteristiche, quelle che insomma i professionisti chiamano scherzosamente da merenderos, insomma di fare la camminata di due ore e fermarsi a fare il picnic. E da lì Federico si è appassionato e ha proseguito. Per quel che riguarda la seconda domanda, che bambino è Federico? È un bambino della sua età, con tutto quello che comporta questo, cioè insomma ogni tanto bisogna riprenderlo un po' per la scuola, però è Però ci fa piacere anche sottolineare una cosa, Fabio, che non ci si improvvisa, non ci si improvvisa mai. Ha avuto sicuramente un'educazione alla montagna e al contatto con la natura, ma c'è stata, prima appunto di fare le grandi, grandi scalate, c'è stata anche una lunga fase di studio e di preparazione, giusto?
Sì, questo poi cederò la parola a lui sicuramente, anche perché voglio dire, finché si tratta di escursioni, questo è un messaggio che è importante da dare al pubblico, le escursioni è sufficiente un amore per la natura, buona volontà, passione, la voglia di alzarsi un po' presto al mattino. Per quando poi si va oltre, quando poi si passa alle difficoltà di tipo alpinistico, è raccomandabile, anche perché purtroppo i giornali e i media ne parlano quasi ogni giorno di quello che succede, tante volte per pura imprudenza, è necessario comunque effettuare un percorso di preparazione che io non ho potuto fare con Federico, non avendo alcun tipo di capacità, di attitudine in questo campo, e quindi l'ho affidato a un professionista che lo ha seguito, lo ha istruito, lo ha allenato e lo ha portato ad essere idoneo a fare quello che ha fatto. Federico, ci racconti un po' questo allenamento, com'è andata? Allora, ho passato due estati, l'estate del 2020 e 2021 mi sembra, a scalare, fare delle vie escursionistiche nel Val Chisone, giusto, no? Sì. Val Chisone abbiamo fatto anche tante ferrate, siamo andati anche in Francia, oltre il Monginevro, ci sono tante ferrate perché i francesi sono anche molto sportivi, ce ne sono più in Francia in Italia. E le escursioni servivano per farmi, per avere fiato e per allenare il fiato, e le vie ferrate per rafforzare i muscoli per il cervino, perché il cervino sono tutte corde, bisogna tirarsi su di braccia. Con la persona che poi ti fa da guida, che poi è diventato anche un amico, Matteo Faletti, avete anche scritto un libro, ci racconti? Allora sì, ho fatto Il Solletico al Cielo, il titolo del libro, della Mondadori, Electa Junior, abbiamo riassunto in un libro le nostre avventure, è un libro che dà un messaggio di inseguire i propri sogni, di provarci, di insistere, perché con costanza e allenamento si può raggiungere qualsiasi grandi obiettivi che uno si pone. Quindi Federico, a proposito di sogni, sì. Tu so che hai un sogno, qual è? Allora adesso è chiudere i 4.000 finire i nomi più importanti dei 4.000 delle Alpi, ovvero il Gran Paradiso, e quest'anno avendo fallito il Monte Rosa, vorrei fare Monte Rosa, così avrei fatto il Cervino, Monte Bianco, Monte Rosa e Gran Paradiso, i nomi più importanti delle Alpi. E noi ti auguriamo ovviamente di realizzare i tuoi sogni. Grazie mille. Anche perché dalla montagna, l'abbiamo spesso detto in questo studio, abbiamo parlato quando era venuto a trovarci Stefano Ardito, la montagna è la prima sentinella dei cambiamenti climatici, e voi, Fabio, ne siete anche testimoni. Allora, siamo proprio in una località sciistica dove una volta, quando ero più piccolo, c'era tanta neve naturale, quindi solo neve che aveva nevicato ed era rimasta sulla pista, e c'erano tutti gli impianti aperti. Oggi qua ad Artesina ci sono molti impianti chiusi e riesco a sciare solo grazie all'innevamento artificiale programmato, sennò non saremmo riusciti e saremmo dovuti andare direttamente in ghiacciaio. Allora, noi ti mandiamo un grande abbraccio, ti auguriamo di realizzare tutti quanti i tuoi sogni, e fra questi chissà che un giorno non ti troviamo a scalare l'Everest, chissà che non ti vediamo insieme a Messner, grazie a Dio, ve sì, lo auguriamo. Però poi Federico, vieni in studio e ce li vieni a raccontare. Vi aspettiamo qui a Roma, va bene? Grazie, va bene. Vi aspettiamo, grazie. Grazie a tutti e buona giornata a tutti. Buona giornata a voi, grazie, ciao. Grazie ancora Fabio, Federico e dalla montagna. Applaudite, era bello. potete farlo. Dalla montagna vogliamo andare in laguna? Sì, che dici? Andiamo in laguna. Oggi non ci facciamo mancare nulla, grazie. Non ci facciamo mancare nulla. Beh. Ed eravamo rimasti anche con una promessa. Io aspetto ancora una canzoncina. Ma lo sapete che esiste lo stravedamento, che succede che dei giorni quando è veramente molto bello e molto sereno non si vedono le montagne dalla laguna. Ah sì? Hai visto? Sì, che bello. Assolutamente. Allora abbiamo infilato la promessa. La promessa. Ah, ok, siamo tutte in Piraresse.
Siamo qua di vita piene, tutto fuoco ne vene, corre il sangue veneziano, non è niente che ne tegna, quando furie diventemo, siamo donne che impiremo e chi impira garason. Ma che meraviglia, grazie! Ma che bello! Posso andare a Sanremo? Sì, puoi andare, sei prontissima. Peccato sia finito, ma ti candidiamo per il prossimo. Per il prossimo del 25. Allora, praticamente con le perline che sono state infilate con questo metodo antico degli aghi, io praticamente ho formato una nappina. Ho fatto Come un nodo. Si chiama? Una nappina, una nappa, un fiocchetto. Sì. E ho fatto un nodo in cima e ho infilato dentro un po' di questo metallo che è abbastanza resistente ma malleabile. Gli ho fatto una asolina e adesso, trucco trucchetto, con un altro pezzettino di metallo che però è più sottile e più malleabile, vado a portare tutto questo, questa parte che vogliamo nascondere, dentro una perla più grande, ha un foro molto più grande, di modo che io riesco a farci passare tutto e riesco a farci passare anche questo pezzo di metallo. E voilà, questo copre tutto. Ma che bello! Copre tutto. Poi taglio l'eccedenza del filo proprio sotto sotto con una forbicina affilata, metto sopra una coppettina per coprire un po' quello che non si deve vedere. Le magagne, diciamo così, e poi qui sopra praticamente ci vado a fare una piccola asolina, che poi servirà. Faccio una asolina con le pinzette, taglio l'eccedenza, che poi servirà per agganciare tutto il resto. Scusate, ma è l'ansia della prestazione. Quindi mi ritrovo con un pezzo, diciamo così, pronto. Posso farlo vedere intanto? Sì, come no. Ecco qua. Ah. Siamo arrivati a questo punto. E poi questo pezzo, e questa è una costruzione di collana un po' Liberty. Le perle con le ciliegie sono state fatte da Alessia Fuga, che avete visto in collegamento da Murano. E poi si viene agganciato questo pezzo qui finale, viene agganciato con dei cavetti in acciaio ricoperto di nylon, che sono, diciamo così, l'evoluzione moderna, perché le impiraresse di oggi hanno anche delle tecniche, diciamo, che approfittano dei materiali più adatti. E quindi andiamo a infilare il resto della collana usando varie perle a lume. Le perle a lume che ho portato oggi sono perle che sono state lavorate da diversi artigiani a Venezia e Murano, perché l'arte della perla di vetro non si pratica solamente a Murano, si pratica in tutto l'estuario e fino anche alla terraferma, e ci sono moltissimi artigiani. Siamo più di 100 che lavorano a vari livelli e fanno perle o fanno con le perle come me, e quindi c'è ancora una comunità patrimoniale molto viva, molto vivace. A proposito di patrimonio, io voglio ricordare che tu sei presidentessa del Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle Perle di Vetro. Sì. E a questo proposito c'è un riconoscimento che è stato dato dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, perché la perla è materiale, ma le vostre mani sono quelle che sono il vero patrimonio. Grazie. Giusto? Grazie per averlo detto, perché come la canzone che vi ho accennato, anche rischiando, diciamo così, i fischi, abbiamo tutto un patrimonio che non è solo fatto di oggetti, cioè il risultato del lavoro di chi pratica questi mestieri, ma memorie e anche manufatti che sono conservati al Museo del Vetro di Murano. Per esempio, ci sono delle collezioni meravigliose di perle che sono state realizzate nei secoli scorsi, e quindi abbiamo veramente un grande patrimonio da preservare, da catalogare, da schedare e da trasmettere soprattutto alle prossime generazioni. Che meraviglia, Marisa, grazie. Noi ti ringraziamo davvero tantissimo per averci fatto scoprire quest'arte oggi, è davvero bellissimo. Ma questo rosso, infatti, stavo per dire, è perfetto per Grazia, per come visita oggi. Cioè, scusate, guardate, questo è il momento, è come l'incoronazione, anzi, è meglio dell'incoronazione. Ma guardate che bello. Ma che meraviglia. Marisa Convento. Stupenda.
Complimenti. Grazie. Grazie, grazie per averci chiamato. Portato quest'arte qui da noi. Torna a trovarci, perché ci sono tante cose che vogliamo sapere ancora. Ci sono tante arti che sono collegate alla perla di vetro, come il fare i fiori di perline, per esempio, che vengono. Questa è un'arte che viene praticata anche dai nostri compagni francesi di candidatura. Io proporrei una cosa: ritorni a trovarci? Se volesse, mi volete. E allora ti e allora noi, per ringraziarti, ti facciamo vedere che tempo fa a Venezia col nostro meteo. Tenente colonnello Ilario Miranda, buongiorno. Ci dica tutto sul meteo di tutta quanta l'Italia. Buongiorno Giacomo e buongiorno a tutti i telespettatori. Pressione in aumento sul nostro paese, con condizioni sempre più stabili al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche. Sul bordo più orientale di questo anticiclone, che arriva dalla Spagna, scorrono correnti settentrionali che, come vediamo anche dalla nostra grafica del satellite, determinano della nuvolosità più consistente, sono accompagnate da una ventilazione sostenuta, e che determinano una nuvolosità più consistente sulle aree centro-meridionali adriatiche e più in generale sul sud. Nuvolosità che nella giornata odierna potrà dar luogo anche a qualche debole fenomeno. Ma vediamo più in dettaglio le previsioni della giornata odierna con i nostri quadri grafici, che ci mostrano appunto la stabilità associata all'alta pressione al nord, che determina quindi una giornata di tempo stabile e ben soleggiato un po' su tutto il settore. Qualche addensamento più consistente nella prima parte della giornata interesserà i rilievi altoatesini, ma tenderanno, la nuvolosità tenderà successivamente a dissolversi. Con l'alta pressione torna la riduzione della visibilità sulle zone pianeggianti, in particolare su quelle centro-orientali, nelle prime ore del mattino e poi nuovamente dalla sera. Ma poi le foschie dense e i banchi di nebbia tenderanno a dissolversi. Al centro splenderà il sole, soprattutto sulla Toscana, le Marche settentrionali, l'Umbria, il settore centro-settentrionale laziale. Queste correnti settentrionali determineranno ancora invece della copertura abbastanza consistente sulle altre aree adriatiche del centro e poi nel pomeriggio anche sul Basso Lazio. Su queste zone ci attendiamo qualche pioggia abbastanza debole, qualche rovescio invece più consistente sull'Abruzzo. Situazione un po' diversa per quanto riguarda le regioni meridionali, che se in questo momento vedono comunque una nuvolosità poco consistente, nelle prossime ore vedranno invece una tendenza, un'intensificazione di quest'ultima, quindi con delle piogge che potranno interessare soprattutto le aree adriatiche, quelle tirreniche in particolare della Calabria e settore della Basilicata tirrenica, la Sicilia settentrionale in particolare al nord-est. Saranno comunque dei fenomeni abbastanza deboli e localizzati e poi nel corso della serata la nuvolosità e la fenomenologia tenderà ad attenuarsi. Migliore invece la situazione sulla Sicilia meridionale e sulla Sardegna, con un cielo generalmente poco nuvoloso, con qualche addensamento in più che ci attendiamo solo a ovest della Sardegna. Il tutto con una circolazione che, come dicevamo prima, è dai quadranti settentrionali, abbastanza sostenuta per quanto riguarda le regioni meridionali, debole invece al centro e debole di direzione variabile per quanto riguarda il settentrione. In conseguenza di questa ventilazione sostenuta abbiamo un moto tendoso dei mari un po' più accentuato, soprattutto sui mari centro-meridionali, in particolare lo Stretto di Sicilia e lo Ionio saranno quelli oggi con il moto ondoso più importante, fino a molto mosso. E con un quadro delle temperature che chiaramente vede un graduale rialzo per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali, e soprattutto del versante tirrenico per quanto riguarda quelle centrali, mentre tenderanno ancora a diminuire di qualche grado sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, senza variazione di rilievo invece sul resto del paese. Questa era l'ultima informazione, auguro a voi e a quanti ci seguono da casa una buona giornata. E noi auguriamo una buona giornata a lei, tenente colonnello Ilario Miranda. Ci vediamo domani con gli aggiornamenti meteo. E siamo tornati e oggi, 13 febbraio, è la giornata mondiale della radio e noi ne vogliamo parlare con Roberto Mattioli, attore e conduttore radiofonico. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, ragazzi. Grazie per essere qui con noi questa mattina. Giornata mondiale della radio, ma sì. 2024 è anche il centenario della nascita. È il centenario, certo, perché radio nasce il 6 ottobre del 1924 con il nome di URI, Unione Radiofonica Italiana, poi EIR e successivamente RAI. Adesso, va bene, adesso siamo nel mercato libero, ma lo eravamo già negli anni 70
dopo il 75. Con le prime radio libere. Con le prime radio libere, bravissima, come si chiamavano all'epoca, che poi sono diventate radio private, oggi si chiamano network, quindi. Roberto, però, come entra la radio nella tua di vita? La radio nella mia di vita entra in maniera del tutto casuale, infantile, perché con la mamma, Maria Assunta, che avrebbe fatto 100 anni il prossimo 7 aprile, proprio è nata con la radio, io notavo, cominciai ad appassionarmi alla radio, perché notavo la mamma particolarmente attenta a quelli che erano dei momenti parlanti che venivano da una scatola. Era il 1969, io avevo 6 anni. Mi avvicinai a quella scatola, ma non capivo quello che dicevano, perché non mi attraeva. Poi, successivamente, nel tempo, ho capito che quel grande programma era un programma novità, ed era il gennaio del 1969, era Chiamate Roma 3131 con Franco Moccagatta, e c'era il DJ di allora, che era un giovane, si chiamava Gianni Boncompagni, che allietava la cosa. Ecco, lo ricordiamo. Ma ad attrarre ancora di più l'attenzione di un bambino fu nell'estate del 1970, ed era un urlaccio di un uccellaccio che mi destò la curiosità, e da lì mi innamorai di un programma che all'epoca era sperimentale e poi divenne un programma culto, ne parliamo anche dopo 50 anni, era Alto Gradimento, con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco e Giorgio Bracardi. Da lì era praticamente un'istituzione. Io non mi staccavo mai dalla radio se non sentivo fino alle 13.25 sul secondo programma, come si chiamava, della RAI, di Radio RAI, Alto Gradimento, che è andato in onda fino al 2 ottobre del 76, perché poi Arbore cominciò Buona Domenica, Boncompagni passò a Disco Ring nel contenitore di Domenica Inn. L'amore per la radio te lo sei portato appresso, ne hai fatto una professione, ce lo racconti fra poco dopo la pubblicità, e dopo la pubblicità vi faremo anche conoscere un sacerdote, Don Roberto Fischer, che adotta la radio per portarla, per portare la musica e le note in mezzo alle corsie di ospedale. Fra poco. E siamo tornati, siamo sempre in compagnia di Roberto Mattioli, stiamo raccontando i 100 anni della radio, come la radio è entrata nella tua vita, l'amore per la radio. E Roberto, dicevamo che tu sei cresciuto con la radio, una passione trasmessa da tua mamma Maria Assunta. Quella era la radio di mamma. La radio di mamma, ora radio la stiamo per vedere, eccola qui, l'abbiamo vista. Eccola qui, sì, ce l'abbiamo. Ed è una classe 1967 quella radio, quindi a 56 anni. Che tu conservi... Conservo gelosamente, anche se purtroppo non funziona più. Perché la radio deve essere fisica. Beh, la radio deve essere fisica. Io adesso si sente la radio come la musica liquida, ma la fisicità, io infatti ho i transistor, gli ultimi transistor della mamma, ho la radio ancora con FM, con le manopole, i transistor ovviamente, li conservo tutti, perché oggi sentire la radio attraverso una cuffietta, attraverso la MP3, per carità, grandi cose. Ma il sapore è diverso. Non riesco ad avere il rapporto fisico e non riesco a contestualizzarla e idealizzarla mentalmente, la radio, in quel modo. Noi vogliamo farti conoscere anche a te Don Roberto Fischer, però prima di presentarlo lo vogliamo conoscere così. Guardiamo. Grazie, sì. Io. Ce l'avevi anche. Eccoci qua. Allora, Don Roberto Fischer, ce l'abbiamo in collegamento. Don Roberto, buongiorno. 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 Inutile chiederti dove ti trovi, perché lo vediamo benissimo, abbastanza ovvio, vero? Vero, ovvio. Allora, noi siamo abituati a tutto quanto. Ormai sacerdoti che, essendo poi persone che vivono nel mondo, vivono laddove vive la gente, naturalmente esperiscono anche diverse tipi di cose, e te hai scelto, insomma, vi siete scelti un po' con il mezzo radiofonico, perché c'è un amore che va avanti da anni, e questo amore cerchi di restituirlo anche alle persone che magari hanno difficoltà, che sono un pochino più lontane. Ci racconti? Beh, intanto grazie per avermi invitato in questa giornata così speciale. Anche io da bambino, quando ero piccolino, sentivo la radio e questo mi ha sempre... iniziato a fare
alcuni miei compagni sacerdoti giocavano a fare il prete, io giocavo a fare il DJ, sì, per la gioia dei miei vicini, naturalmente. E poi questa è diventata realtà proprio come animatore sulle navi da crociera, nelle discoteche, poi è arrivata la vocazione e allora vabbè. Don Roberto, ci racconti? Don Roberto, sì. Oggi c'è un esubero di Roberti. Stavo facendo confusione, sì, infatti. Ma io volevo chiederti una cosa. Ci racconti cos'è Radio Fra le Note? Sì, questa è una realtà che è nata nell'oratorio della mia parrocchia. Io all'inizio, in realtà quando sono diventato prete, ho cercato di cancellare un po' qual era il mio passato, mentre invece ho scoperto che Dio davvero aveva preparato questa vocazione anche attraverso le lunghe notti in discoteca, per rendermi poi capace di trasmettere agli altri attraverso la musica quello che avevo nel cuore. Ed è nata questa radio insieme ai ragazzi, ma poi abbiamo sentito così nel cuore l'esigenza di portare come il Vangelo questa musica anche alle persone che in quel momento stavano attraversando un momento difficile, di difficoltà, come gli ammalati e i carcerati. E così questa radio è diventata, oltre che la radio della diocesi di Genova, anche radio partner del Gaslin, ad esempio, che è l'ospedale pediatrico qui da noi. Attraverso le note, fra le note, cerchiamo di trasmettere quello che abbiamo nel cuore, la fede, i valori che abbiamo nel cuore. È un modo per tenere un occhio sempre rivolto al cielo, sempre rivolto a quella speranza. Ed è bello che tutto questo avvenga in una giornata come questa, che celebra la bellezza della radio, oltre che la sua storia. Ed è bello che questo avvenga attraverso qualcosa di impalpabile, che è appunto una voce, una musica o una preghiera che arriva per la radio. Sì, sì, sicuramente dietro quel microfono hanno parlato anche detenuti, che spesso rischiamo così di inquadrare, individuare con l'errore che hanno fatto, così come un malato con la sua malattia. Ecco, la radio ti ricorda che possiamo sbagliare, ma non siamo sbagliati, possiamo avere una malattia, ma non siamo malati. La radio ti riscatta, e dietro quel mistero, quel volto che non si vede, infatti sono d'accordo con Roberto, voi in studio, la radio rimane questo mistero, chi ci sarà dietro a quel microfono? E ti fa sognare, e fa sì che le persone non vengano giudicate per il loro aspetto esteriore, anche per gli errori che hanno appunto commesso, o per quella ferita, ma per quello che stanno trasmettendo in quel momento. Don Roberto, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo in studio, ci vieni a trovare? Vengo. E allora ti aspettiamo, grazie a Don Roberto Fischer, grazie. Ciao Don Roberto, grazie. Don Roberto ci diceva appunto e sottolineava il potere terapeutico della radio, la radio negli ospedali, in carcere. Per un periodo possiamo definire anche, possiamo dire che per te la radio è stata un po' un antidepressivo? È stata soprattutto un antidepressivo in momenti molto brutti della mia vita, come ad esempio gli ultimi, dopo aver perso purtroppo tragicamente 2 anni fa la mamma. Quindi io ascolto in continuazione la radio attuale, mi sintonizzo su un canale preferenziale che possiamo dirlo, è Radio 1 Rai, perché è cadenzato un po' con una serie di rubriche che scandiscono un po' il tempo. Ecco, la scansione del tempo attraverso la radio. Ma Don Roberto Fischer da Genova diceva una cosa molto importante, diceva la radio che desta l'immaginazione, desta la fantasia. Ecco, io quando ho cominciato ero timido, ora è difficile farlo capire, però avevo dei problemi relazionali con i compagni di classe, ma soprattutto con le ragazzine. E nel 1979 le radiodediche ti davano l'opportunità di prendere l'appuntamento. Poi ovviamente io non sono mai stato un Adone, certo, ero giovane, per carità, molto diverso da ora, come abbiamo visto anche dalle foto. Stiamo vedendo passavano anche in questo momento delle foto. Questa è una bella ricordo di Alex Baroni qui con Amadeus in un programma che lui faceva il preserale. Ma le ragazzine quando poi ti vedevano che succedeva? Le ragazzine a volte scappavano, ma a volte scappavo anch'io, infatti mi bleffavo della serie io sono vestito in quel modo, dicevo alle ragazzine, e poi mi vestivo in tutt'altro modo, in modo tale che se anche loro non corrispondevano a questa sorta proprio di, come dire, di scintilla focale, io scappavo. Roberto, abbiamo visto sul nostro tavolo che c'è un libro prezioso, sì. E chi l'ha scritto è una persona preziosa, Massimo anche per Emanuelli. Te. Lo vogliamo chiamare perché dovrebbe essere collegato con noi, speaker e storico della radio, Massimo Emanuelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona giornata della radio, grazie.
Buona giornata della radio a te e grazie, perché quello che portiamo qui è l'avventurosa storia della radio pubblica italiana. Una sorta, possiamo dire, di enciclopedia della radio, è giusto? 1250 pagine, ho dovuto fare dei tagli, è nato un altro libro a parte, nasceranno altri volumi, perché poi propriamente, logico, è la radio pubblica che ha 100 anni, ma come diceva Roberto, che saluto, quante avventure radiofoniche, quante avventure radiofoniche abbiamo a Milano, ma parlo anche delle radio private, delle radio straniere. Prima Roberto già diceva l'URI, diamo delle date, qui non è tanto lo speaker che parla, non mi considero un buon speaker, io sono autocritico, semmai ecco, sono sempre stato più che altro docente e storico della radio. Faccio risalire le origini, magari impropriamente, ancora prima dell'URI, del 24, anche se non era una radio vera e propria, l'Araldo telefonico o radiofonico, con Maria Luisa Boncompagni, che non si è mai capito, ho intervistato diverse persone per fare questo libro, l'unico vivente era Maurizio Costanzo, che poi nel frattempo è mancato, purtroppo, perché io e Roberto non abbiamo 100 anni, in due sì, forse, vero Roberto? Non possiamo considerarla radio perché erano notizie lette da Maria Luisa Boncompagni al telefono. Poi Eyar, 1929, ma ci sono altri passaggi. Per esempio, 1931 nasce Radio Vaticana, che è l'unica radio durante il periodo fascista contraltare alla radio pubblica. Poi parlo di Radio Capodistria, di Radio Monte Carlo, della Radio della Svizzera Italiana e poi delle radio libere, che poi sarà soprattutto l'argomento dei prossimi volumi. Però in ogni capitolo c'è la prima radio di ogni regione, la nascita dei network e tante altre cose. I ricordi coincidono proprio con quelli di Roberto, è l'anagrafe. Massimo, e allora, vai. Massimo, sì, c'è qualcuno, un tuo amico che ha voluto dire qualcosa proprio su questa tua opera, ascoltiamolo. Il libro di Massimo Emanuelli è veramente un breviario straordinario, breviario, longario, come si può chiamare, una cosa così, è straordinaria per imparare tutta la vicenda della radio, per imparare le canzoni che hanno animato la radio, per imparare le notizie che hanno animato la radio italiana, per imparare come si faceva la radio, come si è fatta, come si sta facendo, come si farà. Ed era il grande Renzo Arbore, Massimo. È il papà di tutti noi, padre putativo di tutti noi. Io ringrazio tanto Renzo Arbore e anche Denis Gianni Berti, perché poi le cose... allora, dal ricordo radiofonico di Roberto, che è analogo al mio, a mia mamma che ascoltava proprio Chiamate Roma 3131. Poi a Milano nascono le radio libere, a me piace chiamarle ancora così, e in questa radio Stramilano c'era Denis Gianni Berti, che saluto, ci sta guardando senz'altro, che oggi lavora con Renzo Arbore. Il mondo poi è piccolo, ecco, lì nacquero tante di quelle amicizie che mi porto ancora dietro oggi. Chiamate Roma 3131, una delle tante chicche che racconto nel libro, e mi è stata raccontata proprio da Renzo Arbore. E l'inventore della radio, diciamo, quasi moderna, il papà di tutti i DJ, possiamo considerare tre persone. Allora, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, che entrano in Rai nel 1964, Gigi Marziali, che sia io che Roberto conosciamo e salutiamo, un altro grande DJ, anche se sia Gigi che Arbore mi dicevano che invece il papà, in effetti, per loro è stato Renzo Nissim. Renzo Nissim, personaggio che purtroppo nessuno ricorda. Se ci sono tanti padri, però, Massimo, è anche vero che ci sono tanti figli e noi siamo contenti di averne due qua in studio. Quindi io ringrazio, ricordando l'avventurosa storia della Radio Pubblica Italiana, grazie a Massimo Emanuelli collegato con noi. Grazie a Roberto Mattioli qui nel nostro studio. Un'ultima cosa, proprio 5 secondi. Questi sono i colori delle prime radio. I colori, perché erano dei mobili in legno, quindi era frassino, abete.
Grazie Roberto. Gioco di parole. Grazie Giacomo. Così bisogna essere per fare televisione. Grazie Roberto. Rimanete con noi perché adesso è il momento di andare all'informazione di TG 2000 Flash, Santa Messa, e poi ritorniamo con la festa del Volto Santo di Gesù. Ci vediamo dopo la Santa Messa. Quella che tengo fra le mani è la medaglietta del Volto Santo di Gesù, una medaglia fatta coniare dalla beata Pierina De Micheli. Questa medaglia, di cui parleremo anche più diffusamente fra poco, concretizza quella devozione al Volto Santo di Gesù, devozione che oggi viene festeggiata dalla Chiesa. Oggi festa del Volto Santo. È proprio oggi la festa, Giacomo, e noi ne vogliamo parlare con il nostro ospite, lo vediamo già pronto, è il nostro Don Gaetano Corbasse. Ciao, Don grazie. Gaetano, ciao, Don Gaetano. Don Gaetano, festa del Volto Santo di Gesù, però iniziamo a fare ordine, spieghiamo perché si festeggia proprio oggi, il giorno martedì grasso, giorno prima del mercoledì delle ceneri. Tutto nasce da un bacio, sì proprio da un bacio, perché l'avete detto, parte dall'esperienza mistica di preghiera di questa donna, la beata Maria Pierina De Micheli, che viveva a Milano nella parrocchia di San Pietro in Sala, ed era un venerdì santo quando lei aveva 12 anni, e sappiamo bene che il venerdì santo c'è il bacio che si dà proprio alla croce di Gesù, e mentre lei si accingeva ad andare lì a baciare la croce, sentì nel suo cuore che il Signore le diceva: nessuno bacia il mio volto, nessuno in un certo qual modo va a compensare il bacio di Giuda. Per cui lei, frastornata, racconterà nei suoi diari, diede poi un bacio pieno d'amore proprio al volto di Gesù, e di là nacque di fatti l'esperienza di questa donna, e il suo dialogo col Signore Gesù continuò, perché lei poi, che si chiamava all'epoca Giuseppina, diventò suora, fu anche molto intensa la sua attività apostolica, ma soprattutto fu intenso il suo rapporto col Signore Gesù, che in uno dei suoi dialoghi le disse proprio che desiderava, appunto il Signore Gesù, che si cominciasse proprio ad amare in modo particolare il suo volto, e fu proprio il Signore Gesù che le chiese di festeggiare questa festa, la festa del suo volto, il martedì di quinquagesima, come un tempo si chiamava questo tempo liturgico, cioè il martedì prima del mercoledì delle ceneri. Per questo fu proprio all'interno di questa esperienza di preghiera, di fede, di grande amore col Signore Gesù, che nasce la festa di oggi. Noi qua in studio, il nostro pubblico già l'avrà visto, abbiamo una copia della Sindone, proprio perché il viaggio di quest'oggi, l'avete capito, ricerca proprio quel volto che è rappresentato anche, che è presentato anche dalla Sindone. Ma perché proprio il volto? Che cosa vediamo quando pensiamo al volto di Gesù in particolare? E questo per noi diventa molto espressivo, diventa molto forte quando camminiamo per strada e camminiamo in mezzo a tanti sconosciuti. Finalmente troviamo una persona amica, o meglio, diciamo, ho incontrato un volto amico, e il nostro volto si illumina. Si illumina perché abbiamo visto una persona che conosciamo, perché il volto è il primo elemento che conosciamo di una persona. Sul volto sono disegnate le nostre esperienze, sono disegnati gli anni che passano, ma sono disegnate anche le cose che viviamo. Se tu sei nella gioia, si legge dal tuo volto. Se tu sei triste, si legge dal tuo volto. Per questo il volto di Gesù è così evocativo, perché ci parla della sua persona, ci parla di quello che lui è, ci parla di quello che lui ha vissuto, ci parla persino del suo amore per noi. Infatti tutti i santi che hanno vissuto un'esperienza mistica col Signore Gesù ci parlano tutti della bellezza del suo volto. Vogliamo parlare per esempio di Santa Faustina Kowalska, che vedendo il Signore Gesù misericordioso diceva che il suo volto è bellissimo, ma la presenza del volto ci ricorda proprio quanto sia necessario riconoscere in quel volto umano la presenza di Dio. E questo è il grande messaggio, se vogliamo, dell'incarnazione del Figlio di Dio, perché il Verbo di Dio ha assunto proprio il nostro stesso volto. Don Gaetano, a Genova è conservato il più antico ritratto di Gesù, e allora Pietro Barabino ci porta in questo viaggio, ce lo fa conoscere, guardiamo.
Siamo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. In Genova abbiamo in particolare il Santo Volto di Edessa. La tradizione dice che il re di Edessa, affetto dalla grave malattia di lebbra, aveva mandato il suo pittore di corte per fare almeno il ritratto di Gesù, per poterlo contemplare, per poterlo pregare. Secondo la tradizione sarebbe senz'altro dei tempi di Cristo. Gesù stesso l'avrebbe consegnato al pittore di corte. In realtà pensiamo che sia comunque uno dei più antichi volti di Cristo che noi conosciamo, conservato dall'antichità. È una tela incollata su legno di olmo o di cedro che risalgono senz'altro al VII secolo. Dunque arriva a noi perché intorno al 1300 il doge Leonardo Montaldo della Repubblica di Genova è riuscito ad averlo. Non sappiamo se gli è stato regalato, se lui l'ha acquistato o magari se l'ha trafugato. Adesso è permanentemente esposto dall'anno 2000, anno del Giubileo, e viene soprattutto onorato e venerato da molti patriarchi orientali, da arcivescovi, soprattutto appunto dagli ortodossi, ma anche cattolici di rito orientale. Siccome il Santo Volto veniva esposto una settimana soltanto, ecco che era poco conosciuto dai genovesi, praticamente fino al 2000. Noi durante la settimana pasquale facciamo un triduo speciale di predicazione sul Santo Volto, che viene comunque lasciato sempre nella sua posizione protetta. E diamo il buongiorno alla professoressa Emanuela Marinelli, sindonologa. Professoressa, buongiorno, grazie buongiorno. Per essere qui. E grazie per l'invito. Iniziamo subito da un'immagine che appunto è l'immagine a cui fa riferimento il servizio che abbiamo appena visto, il volto santo di Genova, lo mettiamo a confronto con quello di Roma del 1517. Cosa ci può raccontare? Ecco, questi volti si ispirano alla Sindone. È chiaro, se noi sovrapponiamo questi volti al volto della Sindone, capiamo che il modello ispiratore è stata la Sindone. Allora, la più antica immagine di Gesù è proprio l'immagine di Edessa, di questa si parla, no? Sì. Di cui queste sono delle preziosissime copie antiche, perché il modello originale parte da questa immagine di Edessa, che è nominata addirittura in fonti islamiche. Cioè anche i musulmani riconoscono che a Edessa, nel sud-est della Turchia, c'è un panno con l'impronta del volto di Gesù. Si parla solo del volto perché noi pensiamo che a quell'epoca la Sindone era piegata in modo da far vedere solo il volto. Ci sono delle pieghe sulla Sindone che testimoniano questa maniera di essere piegata. Quindi questo volto diventa l'ispirazione per delle copie che venivano messe a contatto con l'originale, diventavano altrettanto sacre, perché una volta non c'era tutta questa ansia dell'originale come abbiamo noi oggi. La copia, anche della Sindone, era sempre una reliquia. Quindi queste sono preziose reliquie, quella che è conservata a Genova, anche quella che è conservata a Roma, sono preziose reliquie, possiamo chiamarle così, che vengono chiamate acheropite, cioè non fatte da mano umana, perché derivano dalla prima e grande acheropita, che è proprio il volto della Sindone. La ricerca di quel volto, Don Gaetano, ha caratterizzato non solo l'arte in senso più ampio, ma anche quelle che sono state le esperienze come quella che citavamo prima della beata madre Pierina De Micheli. Come nasce questa medaglia? Come nasce il volto su questa medaglia? Questa medaglia nasce perché la beata Maria Pierina aveva questa veramente fortissima vita di preghiera, e lei stessa racconta nei suoi diari che un giorno fu la stessa Madre di Dio, Maria,
la Vergine Santa, a presentarle uno scapolare in cui le presentava da un lato l'immagine del volto di Gesù e dall'altro lato proprio l'immagine dell'Eucaristia. E le disse proprio di coniare, di fare uno scapolare, e quindi sarà realizzata una medaglia, dove appunto su un verso vi è il volto di Gesù e dall'altro lato vi è proprio l'Eucaristia. Quasi come a dire che Eucaristia e volto di Gesù siano due facce della stessa medaglia. Ecco allora che cosa ci racconta quell'oggetto. Ci racconta che tu puoi incontrare il volto di Gesù nella fede attraverso l'Eucaristia. Ogni qualvolta tu vai a ricevere l'Eucaristia, hai un incontro così forte col Signore Gesù che addirittura è come se ne riuscissi quasi a vedere i suoi tratti, il suo amore per te. E infatti se da un lato c'è il volto, dall'altro lato c'è l'Eucaristia con la dicitura «Manen obiscum Domine», che sono proprio le parole che dicono i discepoli di Emmaus. «Resta con noi, Signore». Quando noi vediamo un volto amico, gli diciamo «Guarda, resta con me, fammi compagnia, ho bisogno della tua presenza». Ed è proprio questo quello che diciamo al Signore Gesù quando sta con noi, resta con me perché ne ho bisogno». E allora adesso vi vogliamo portare proprio nelle stanze in cui visse la beata madre Pierina De Micheli. Andiamo! Ci troviamo nel museo dedicato alla madre Pierina. Nella prima stanza, cioè la sua stanza da letto, che conserva ancora gli arredi originali, e volevamo presentarla immediatamente per quello che di peculiare aveva nella sua vita, cioè questo contatto con il soprannaturale. Nelle prime due teche, infatti, ci sono in quella di sinistra gli oggetti legati alle visioni celestiali, quindi al bambino Gesù che si è animato nelle sue braccia, oppure a tutti gli studi legati alla medaglia miracolosa a seguito della visione della Madonna. E in quella di destra invece tutte le testimonianze degli attacchi del nemico, e quindi la coperta bruciata, i santini bruciati o scaraventati a terra. L'itinerario di visita al museo continua con un'immagine del volto santo, che è il cuore della devozione di madre Pierina, sempre le è stato accanto sin dalla tenera età. E poi nell'esposizione di vari oggetti che le sono appartenuti e anche con un impianto didascalico per chi volesse conoscere tempi e luoghi. E quindi partiamo dal violino, oppure dagli oggetti di vita quotidiana che sono testimonianze di gita all'aria aperta. Ma di contro nell'ultima teca, sempre a contrasto, troviamo gli strumenti di penitenza che madre Pierina usava su se stessa, quindi era una suora capace di questi contrasti, cioè gaia, leggera, ma anche molto seria, molto dedita al suo ruolo di suora come anche economa e superiore. L'unico quadro presente nel museo è un piccolo olio che ha dipinto lei stessa, e dobbiamo immaginare che una suora negli anni 30, poco più che trentenne, già parlava tre lingue e dipingeva, suonava due strumenti, il pianoforte e il violino, componeva, scriveva, sapeva cucire, fotografare, quindi una personalità veramente sfaccettata e complessa. E la venerazione dell'immagine del volto santo, professoressa, non può non farci pensare alla Sacra Sindone. Cosa ci dice quel volto proprio sulla Sacra Sindone? La Sindone è l'origine di tutti i volti di Cristo. È il modello che è stato copiato per secoli, prima dagli artisti e poi man mano anche fotografato e attraverso le foto rielaborato, no? Perché proprio la foto che abbiamo visto poco fa, che aveva madre Pierina, è il volto di Brunner, che era un fotografo che aveva avuto l'incarico di fotografare il volto della Sindone. Perché il volto, l'abbiamo detto, abbiamo sentito, è la parte più importante, no? Della persona, quella che la identifica. E sulla Sindone, se noi possiamo andare a vedere le tracce, i tratti che ci sono nel volto, noi vediamo intanto dei rivoli di sangue, perché sulla Sindone è presente proprio il sangue che si è decalcato
dal corpo che è stato messo nel lenzuolo. Il sangue era già coagulato quando il corpo è stato messo nel lenzuolo, ma si è ridisciolto a contatto con la stoffa che era imbevuta di oli profumati. Quindi questi oli hanno riammorbidito le croste e pian piano hanno fatto passare il sangue sulla stoffa. Sappiamo anche quanto è durato questo contatto, circa 36 ore, ed è proprio il tempo che il Vangelo ci dice in cui il corpo è stato nella sindone, no? Nel sepolcro. Poi però vediamo l'immagine, vediamo gli occhi, il naso, i baffi, la barba, i capelli. Ecco, questi tratti, queste sembianze, un po' ci inganna il fatto che sembra con gli occhi aperti, no? Nella sindone, così com'è, noi vediamo quasi due occhi grandi, spalancati, che sono poi riprodotti nelle icone. Ma nel negativo noi poi ci rendiamo conto che questa è un'illusione ottica, perché aveva gli occhi chiusi, erano gli occhi di un defunto. Ma l'immagine si è formata in una maniera tuttora inspiegabile, perché abbiamo un ingiallimento della stoffa superficiale, una disidratazione e ossidazione che si potrebbe spiegare solo ammettendo che questo corpo abbia emesso una luce. Quindi entriamo in un momento un po' importante, un po' diciamo che ci porta sulla soglia del mistero della resurrezione. Ma intanto vediamo un volto sfigurato, perché vediamo per esempio qui la traccia di una bastonata che ha schiacciato e deviato il naso, gli zigomi sono gonfi, la barba strappata da un lato, ma nonostante questo è un volto sereno, è un volto maestoso, è un volto che affascina, e questo fa molto riflettere chi si accosta al mistero della sindone. E fa riflettere proprio anche nell'ottica gli occhi chiusi e gli occhi aperti, il viso sofferente ma glorioso, è il mistero della morte e della resurrezione. Infatti, e tutti gli attacchi che ci sono stati contro la sindone mi venivano in mente mentre vedevamo gli attacchi del nemico a Madre Pierina, ma anche gli studiosi della sindone hanno i loro guai, no? Perché la sindone viene attaccata da persone che non si rassegnano che sia vera. Dà fastidio questo a qualcuno, e quindi ci sono libri, ci sono video, cioè contro l'autenticità della sindone, e questo è una delle maggiori prove che la sindone è vera, perché ci si scatena tanto contro, no? Se fosse un banale falso non ci si perderebbe tempo, invece questi attacchi contrari, certo anche gli incendi che ci sono stati ci fanno un po' pensare, no? Ogni tanto c'è qualche incendio che aggredisce la sindone, quindi la sindone mostra le tracce anche di questi traumi avuti, no? E una volta un bambino mi disse: la sindone è proprio come Gesù, viene attaccata, viene insultata in qualche modo, no? Però come Gesù risorgerà. E infatti dopo la prova del carbonio 14, che aveva decretato che era medievale, ho avuto io la grazia del Signore di partecipare a uno studio pubblicato su Archeometri, una rivista dell'Università di Oxford, che ha smentito la datazione medievale. Ecco, quindi possiamo tornare serenamente a contemplare questo volto come l'autentico volto impresso da Gesù sulla stoffa. Pensate che al secondo concilio di Nicea fu proprio l'immagine di Edessa a convincere le persone radunate in questo concilio che era giusto venerare le immagini. C'è stata la crisi iconoclasta, no? Le immagini distrutte, invece si è tornati alla venerazione, ci sono state delle testimonianze, a Edessa c'è il vero volto di Gesù, e se Gesù ha deciso di lasciare la sua impronta è lecita la sua raffigurazione. Grazie professoressa, noi andiamo qualche istante in pubblicità, ma dopo racconteremo il sudario di Oviedo, capiremo quali sono i punti di contatto con la Sacra Sindone, ma andremo a Manoppello dove c'è conservato il volto santo e vedremo anche il volto santo ricostruito grazie all'intelligenza artificiale. Questo e tanto altro dopo la pubblicità, vi aspettiamo. Oggi, nel martedì precedente al mercoledì delle ceneri, è la festa del volto santo. Ne stiamo parlando con Don Gaetano Corvace e con la professoressa Emanuela Marinelli nel nostro studio. Il nostro viaggio alla ricerca di quel volto che sta passando per la sindone che abbiamo qua in studio ed è passato attraverso la medaglia fatta coniare dalla beata madre Pierina De Micheli, è un viaggio con radici antiche, antichissime, perché la prima ad adorare quel volto fu Maria ai piedi della croce, Don Gaetano, e tra l'altro le scritture sono piene di riferimenti al volto santo.
E infatti, se leggessimo adesso i salmi, troveremmo quella bellissima frase: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E immaginate che pure lo stesso Mosè, che eppure diceva che parlava col Signore, lui ha ricevuto la legge, e quando Mosè chiede a Dio: voglio vedere il tuo volto, gli dice: io ti passerò davanti, ma tu potrai guardarmi solo di spalle, solo col Signore Gesù. È Lui la rivelazione del volto del Padre. Lui finalmente fa realizzare per noi quella benedizione che troviamo nel libro dei Numeri, quando sentiamo che la benedizione dice proprio: il Signore faccia splendere su di te il suo volto. È il Signore Gesù che con il suo volto fa splendere la sua luce su di noi. Quel volto santo, meraviglioso, che troviamo su quella medaglia che fece appunto coniare la beata Maria Pierina. Ed è molto interessante anche la sua vicenda, perché quando il Signore le disse di coniare quella medaglia, lei poi si recò dal vescovo di Milano, appunto il beato Schuster, è diventato beato anche lui, un grande arcivescovo di Milano, e lui aveva ricevuto proprio da poco tempo una immagine, appunto una fotografia di Brunner, un famoso fotografo, e fu proprio il vescovo a dire: mettiamo questa immagine. E lei subito, la beata Pierina, volle proprio quell'immagine. Per questo vi è un contatto diretto da quella medaglia al volto della sindone che Brunner prese proprio da quel sacro lino che ci racconta di un corpo martoriato ma anche glorioso. Che è proprio l'immagine che abbiamo appena visto. Professoressa, ci può raccontare quelli che sono i punti di contatto tra la Sacra Sindone e le altre immagini? Pensiamo per esempio al sudario di Oviedo. Ecco, il sudario di Oviedo è molto interessante perché è un'altra reliquia con il sangue. Sono le uniche due che hanno il sangue, a parte i miracoli eucaristici, ma come stoffe abbiamo queste due, la Sindone e il sudario. Il sudario, che è conservato a Oviedo in Spagna, non ha l'immagine del volto, ma solo il sangue. È un panno che è stato ormai ricostruito con gli studi che sono stati fatti, fu messo sul volto di Gesù dopo la morte, ancora in croce. Lì è stato avvolto con questo panno messo doppio, infatti le immagini sono simmetriche, è stato in qualche modo quasi incappucciato con questa stoffa. E poi questo volto doveva essere coperto perché sfigurato, no? Per questo è stato trasportato fino al sepolcro con questo panno. Mentre lo tiravano giù dalla croce si è imbevuto del sangue ed anche del liquido, diciamo, che usciva. Hanno trovato liquido dei polmoni, di un'edema polmonare, quindi questa boccata di sangue si vede sul sudario come una grande macchia doppia, e è stata messa in confronto poi con la sindone. Sono stati trovati tanti punti di contatto fra il sangue del sudario e il sangue presente sulla sindone. Poi, perché il volto è quello, è lo stesso volto, poi è stato tolto questo panno e è stato messo il corpo nella sindone. Giovanni, quando entra al sepolcro, dice che vede questo sudario da parte, vede i teli posati. Una volta c'era le bende per terra, ma quella vecchia traduzione è stata rivista. Oggi leggiamo Giovanni, dice i teli posati e il sudario che era stato sul suo capo piegato da una parte. Ecco, quindi c'è questa presenza di entrambe le reliquie nel sepolcro, e oggi li abbiamo tutte e due, e anche c'è la coincidenza dello stesso gruppo sanguigno, che è lo stesso anche di tutti i miracoli eucaristici che sono stati studiati, ed è il gruppo più raro, il gruppo AB. Sono coincidenze interessanti, no? Che ci dicono qualcosa. C'è un'immagine che sicuramente molti nostri telespettatori e telespettatrici conoscono, che è quella del volto santo di Manoppello. Vogliamo andare a Manoppello con questo servizio e poi ne parliamo qui in studio. Andiamo. Ci troviamo a Manoppello nel santuario dedicato al Volto Santo. Il santuario è conosciuto perché custodisce una delle reliquie più importanti della cristianità, la reliquia del primo attimo della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È riconosciuta sia come santo sudario sia come Veronica romana. Veronica in greco vuol dire vera immagine, vera icon. Storicamente le fonti sono un po' incerte
sicuramente da Gerusalemme passa per Costantinopoli, da Costantinopoli arriva a Roma nel 300. Qui a Manoppello la troviamo dopo il 527. Il famoso sacco dei Nazichenecchi, arrivano, vogliono distruggere qualsiasi cosa, anche quelle che facevano riferimento a Cristo. Il Papa di allora, in accordo con un canonico di questo territorio, hanno pensato bene di prenderla da Roma e di nasconderla qui a Manoppello. È un'immagine di un uomo vivo, occhi aperti, bocca semiaperta che sta a indicare il primo respiro, è segnato da alcune ferite. Ecco, vi dico che queste ferite che sono all'interno del volto santo di Manoppello corrispondono perfettamente alle ferite della Sindone. In tutto il velo non c'è colore. Ecco, proprio per questo il nostro sudario viene definito acheropita. Vuole dire un'immagine non fatta da mano d'uomo. Cioè è un intervento di Dio, è un'immagine miracolosa. Professoressa, cosa ci dice la scienza appunto di questo confronto tra il volto santo di Manoppello e la Sacra Sindone? Certamente è uno dei volti derivati dalla Sindone. Si capisce perché si può perfettamente sovrapporre alla Sindone e quindi fa parte di queste immagini considerate acheropite che sono copiate, diciamo, dalla Sindone. In questo caso con gli occhi aperti, con la bocca aperta, perché si cercava di dare questa idea del Cristo risorto anche, no? Io personalmente preferisco sempre quella di Brunner che ha gli occhi chiusi, perché io sono per essere più vicini possibile alla Sindone. Comunque indubbiamente è un velo molto sottile, come una garza. Io l'ho visto da vicino perché la prima volta che il più grande studioso della Sindone, il padre Heinrich Pfeiffer, andò a Manoppello, lo fece con me e mio marito, ci chiese se lo accompagnavamo e abbiamo avuto possibilità di vederlo da vicino. È sottile come una garza e l'immagine c'è da tutte e due le parti, no? È molto interessante questo. Io lì per lì ho avuto proprio l'impressione che è come la velina che io mettevo al vetro per copiare le immagini, perché non sapevo disegnare. Quindi deve essere stato proprio in qualche modo ricalcato. Ora, qualche traccia di pigmenti c'è sul velo. È chiaro che chi vuole, è affezionato all'idea di un'origine miracolosa, pensa che questo pigmento sia un ritocco. Io penso che sia stato dipinto, che sia effettivamente disegnato come si vede, però ecco, lasciamo nel mistero della sua origine, perché è arrivato, non si sa la sua origine. Non è come la tilma di Guadalupe, che ha tutta una storia, che ha una testimonianza, no, dell'apparizione miracolosa. Il velo di Manoppello è avvolto nel mistero. Io ho visto altre immagini simili di scuola fiamminga in musei che possono stare a Bruxelles, ad Amsterdam, quindi ho avuto un'impressione diversa da quella che ha avuto padre Pfeiffer. Lui ha pensato a questa origine miracolosa, ma lasciamo ognuno, insomma, libero, ecco, di pensare. Io sono collegata per forza alla scienza, non mi sarei laureata in scienze naturali, se giustamente, no. Giustamente. Lasciamo la scienza alla scienza, allora. Però Don Gaetano, che cosa dice invece ai fedeli? Ci dice che quel volto ci somiglia. Nel senso che il volto di Gesù parla dei nostri volti, per cui se è tanto vero quello che dicevamo prima, che tu puoi incontrare il volto di Gesù quando ricevi l'Eucaristia, ma è tanto altro vero che il Signore Gesù poi ci dice: ogni volta che avrete fatto qualcosa ad un mio fratello più piccolo, l'avrete fatto a me. Per cui di fatti io il volto di Gesù lo incontro soprattutto nel volto di coloro che mi stanno vicini e soprattutto nel volto di chi è piagato, di chi è prostrato dalla sofferenza. Quel volto sofferente della Sindone, quel volto sofferente che troviamo sulla medaglia del volto santo, ci racconta il volto triste e oppresso dalla sofferenza di tanti nostri amici che abbiamo accanto a noi. Quindi se adesso forse la carezza al volto di Gesù diventa un po' difficile darla, probabilmente la possiamo dare al volto di chi è nella sofferenza. Professoressa, è notizia di questi giorni la ricostruzione del volto santo anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Naturalmente io sono sempre coinvolta anche in queste novità. C'è uno studioso svizzero di origine italiana che vive in Brasile
e che da molto tempo, mi ha detto, più di un anno, che lui sta cercando di ottenere il volto di Gesù originale dalla Sindone con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ecco, lui mi ha detto, attenzione, non è che l'intelligenza artificiale è una magia che con la bacchetta magica tira fuori le cose, no, è uno strumento che bisogna saper usare, no? È uno strumento importante. Io sono favorevole all'intelligenza artificiale, anche perché non potrei andargli contro, visto che ho visto che ci sta pure il mio nome sull'intelligenza artificiale, dico mo che me la prendo con l'intelligenza artificiale. Però va usato con granus salis, come si dice, no? Cioè con intelligenza, cioè bisogna dare le informazioni e l'intelligenza artificiale le lavora e poi ecco si collabora. Ecco, mi diceva Otangelo Grasso, questo studioso, io collaboro, no? L'intelligenza artificiale mi aiuta, ma sono io che guido, no? Le cose, in modo tale, ecco, da avere poi questo volto su cui lui ha lavorato molto. E mi pare, di quelli che ho visto fatti con l'intelligenza artificiale, questo veramente mi sembra il migliore, il più aderente alla Sindone, perfettamente sovrapponibile. Ha fatto un grosso lavoro Otangelo, ha scritto anche un libro che forse uscirà in Italia, ma è interessante questo risultato, ecco, perché vogliamo vedere il volto di Gesù. Non c'è niente da fare, no? Dice Filippo, dice, mostraci il Padre, no? E Gesù dice, ma chi vede me vede il Padre, quindi accontentatevi, insomma, avete avuto tanto. Certo, chi ha avuto la fortuna di vederlo a quei tempi ha avuto una grande grazia, ma noi con la Sindone siamo un po' come San Tommaso, possiamo in qualche modo mettere il dito in quelle piaghe. E quindi oggi, dopo la fotografia, perché fino al 1898 non si vedeva il volto così com'è in negativo, e dal negativo parte appunto il Brunner, dalla fotografia, la medaglia di Madre Pierina, è tutto un concatenarsi e un intrecciarsi di ricerca che porta sempre lì, al nostro desiderio di vedere il volto di Gesù. E anche l'intelligenza artificiale ci ha dato una mano. Non si sottrae a quel desiderio. Ma allora, Don Gaetano, perché non ci fidiamo del resto? Perché siamo quasi ossessionati dalla ricerca di quel volto? È un'ossessione che ci muove, è un forte desiderio, è la voglia di vedere ciò che sentiamo che ci somiglia. Che cos'è? E qua ritorniamo su quel salmo, il tuo volto, Signore, io cerco. Vogliamo vedere il volto di Dio. Questa era l'aspirazione dei santi. Santa Teresina, Santa Teresa di Lisieux, aveva due cognomi religiosi, Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo. Anche lei voleva vedere il volto di Dio e noi lo vedremo. Il giorno in cui vedremo il Signore Gesù faccia a faccia, il giorno glorioso della nostra risurrezione, sarà un giorno bellissimo, perché vedremo il volto del Signore Gesù. Per cui tutti questi strumenti dell'intelligenza artificiale che ci aiutano a partire dalla Sindone a vedere quel volto, in realtà sono un'anticipazione di quello che vedremo noi quando saremo davanti al Signore Gesù. In attesa di quel giorno noi alimentiamo con queste immagini il nostro desiderio di stare con Lui. E quindi il nostro desiderio viene alimentato poi dall'Eucaristia e soprattutto da una carezza data ai volti sofferenti che incontriamo ogni giorno. Grazie. Grazie, Don Gaetano. Grazie, Don Gaetano Corvascia. Grazie alla professoressa, grazie, Marinelli, per averci fatto fare questo viaggio veramente speciale, che è proprio il miglior modo per cominciare domani con le ceneri il cammino di Quaresima che ci porterà fino alla Pasqua. Grazie ancora. Grazie. Venite in piedi. Grazie. Che salutiamo tutti quanti insieme, dandoci appuntamento a domani con il mercoledì delle ceneri. Proprio di quello parleremo. Di buon mattino. Ma come sempre a quest'ora è giunta l'ora di dare la linea al mio medico e a te, Monica Di Loreto. Grazie.